La natura ha dato due volte i denti, gratuitamente. La terza volta dobbiamo pagarli. Prima di parlare del Tartaro e della sua formazione, sarà ricordata la relazione del dente con le strutture di sostegno. Le caratteristiche peculiari di una dentatura durevole sono le strutture di sostegno. I depositi di tartaro fanno recedere l'attacco epiteliale verso la radice e si forma una tasca. Buona igiene orale, gengive sane. Il tartaro va tolto prima che insorga una malattia parodontale. La saliva contribuisce a formare la placca dentale, dove i materiali organici e inorganici formano il tartaro. Il tartaro tende a formarsi sulle superfici dei denti più vicino allo sbocco dei dotti delle ghiandole salivari. La materia alba e i bacilli cromogeni. Le macchie interne dei denti possono essere trattate dal dentista con ottimo risultato. Le macchie esterne possono essere trattate con un buon programma di igiene orale. Macchie da medicinali o da fluoro. I materiali occorrenti per l'igiene orale sono pochi e costano poco. Occorre però sapere come usarli. Lo scopo delle pastiglie rivelatrici è colorare la placca batterica accumulatasi sui denti, altrimenti tale placca sarebbe incolore e difficile da identificare. Lo spazzolino deve adattarsi alla bocca comodamente ed essere abbastanza piccolo da raggiungere tutte le superfici dei denti. Le setole avranno il profilo diritto e saranno abbastanza rigide, ma non tanto rigide da lesionare i tessuti. Saranno sistemate in non più di tre file. Lo spazzolino deve essere tenuto sempre pulito e sarà posto dove possa asciugare velocemente e non a contatto con altri spazzolini. Il filo dentale è indispensabile per pulire le aree non facilmente raggiungibili con lo spazzolino. Nell'uso del filo fare molta attenzione e usare molta cautela, in quanto far passare il filo sulla papilla può procurare danni. Molti sono i prodotti offerti dal mercato dentale. Il medico indicherà quali sono veramente i prodotti necessari per conservare l'igiene orale.